Sono arrivato al CPM nel 2016 e mi sono iscritto al corso di batteria e percussioni pop rock. Ho scelto il percorso AFAM, che è il più impegnativo dei percorsi, con oltre 400 ore annuali di lezioni con diversi batteristi, tra questi Roberto Gualdi, Giovanni Giorgi, Flaviano Cuffari e Marco Lori. La particolarità di studiare con quattro docenti diversi ti offre la possibilità di imparare più stili diversi, come ad esempio ho fatto io nel jazz, nel rock, nel funk, nel blues. Quando mi sono iscritto io al CPM suonavo la batteria da circa 7 anni ed ero molto focalizzato sul rock, meno sugli altri stili. Con le lezioni con Giovanni Giorgi, per esempio, ho ampliato le mie conoscenze sul mondo del funk, del jazz, della fusion. Questo ti offre una preparazione a 360 gradi che ti permette poi di entrare nel mondo del lavoro con più agilità e più competenza. Con Flaviano Cuffari invece ho studiato i linguaggi blues e latin, che mi hanno permesso di migliorare moltissimo la mia tecnica sullo strumento. Per esempio, questo esercizio mi ha aiutato moltissimo a sviluppare la coordinazione degli arti e l'indipendenza. La difficoltà sta nell'incrocio tra le mani e nel trovare la giusta fluidità. Con Giovanni Giorgi si può dire che ho scoperto lo swing, che mi ha messo in grande difficoltà, soprattutto all'inizio. Ci sono esercizi veramente complessi che mi hanno occupato per diversi mesi. Un'altra cosa che per me è stata una grande scoperta è stata la lettura ritmica. Grazie al percorso che ho fatto con Marco Lori, ora sono in grado di leggere a prima vista con agilità una partitura orchestrale o di una band. Per quanto riguarda le lezioni di tecnica, coordinazione e rock drumming con Roberto Gualdi, abbiamo avuto modo di lavorare sul suono e di analizzare nel dettaglio diversi batteristi molto importanti come Vinnie Colaiuta, Steve Gadd, Manu Cacce e moltissimi altri. Se riascolto le mie registrazioni di 5 anni fa, la differenza è abissale. L'ultimo anno del percorso AFAM è quello incentrato sulla tesi e ti permette di scegliere un argomento e di approfondirlo con tutti i docenti. Nel mio caso ho affrontato Frank Zappa e il suo rapporto con il ritmo e con i suoi batteristi. È stato un percorso molto impegnativo e molto difficile che mi ha dato grandi soddisfazioni. Per esempio, ora sto portando la mia tesi sotto forma di seminario in altre realtà che si occupano di didattica musicale.